Bentornati ancora alle Fonti Closing Bell, mancano 25 minuti alla chiusura europea, noi siamo in compagnia di Robert Barron, presidente di Delta Hedge, buon pomeriggio Robert e ben ritrovato. Grazie, buona giornata a tutti. Vorrei partire ovviamente con un commento di questa seduta e che cosa è che spaventa i mercati europei in primis visto che ora c'è Draghi e tutti devono essere contenti. Beh sì. Però già il rialzo, come sappiamo, i mercati azionari scontano già le notizie d'anticipo. Le preoccupazioni di questi giorni sono giustamente per le campagne vaccinali che in Europa sono molto a rilento e anche la consegna dei vaccini stenta a proseguire. Se si unisce a questo anche la grande debolezza che c'è con i dati macroeconomici uniti a quelli del mercato del lavoro, la preoccupazione fa sì che a questi livelli di mercato, con il recupero che c'è stato, è più che lecita, quindi non si ha una vera fuoriuscita da questa crisi pandemica finché non ci sarà una campagna vaccinale che procederà in maniera più spedita. Infatti, se vediamo il mercato inglese, come avevo suggerito alcuni mesi fa e come aveva ben performato nel breve periodo, è un mercato che perde un po' meno complessivamente rispetto agli altri indici, nonostante anche il guadagno della valuta stessa, e quindi bisogna guardare con maggiore attenzione dove ci sono campagne vaccinali che potranno riprendersi in maniera più decisa, perché lo shock è ancora molto forte. Assolutamente sì, tanto oggi anche il FTSE 100 cede un po' di terreno, più dell'1,5%. Volevo focalizzarmi un attimo anche sul Forex, perché l'euro-dollaro scambia ad 1,20, il rialzo dello 0,32%, l'indice del dollaro cede invece lo 0,3%. Ecco, quali sono le prospettive dell'euro-dollaro al breve-medio termine, viste anche tutti i timori legati all'inflazione? Ma i timori legati all'inflazione si stanno traducendo in una vendita più massiccia sul mercato obbligazionario, e quindi che serve anche ed è servita fino alla fine del mese di gennaio, soprattutto come una parte di hedging rispetto al mercato borsistico. Dall'inizio del mese di febbraio, soprattutto quando abbiamo avuto quell'1-2 di forte impennata dei corsi azionari un po' a livello globale, si è distaccata proprio quella che è sempre stata una certa correlazione tra l'andamento del mercato azionario su e il dollaro giù. Questa correlazione la si vede anche oggi, come la si è vista anche ieri, non c'è più, nel senso che ieri la sessione è stata sostanzialmente negativa in Europa, neutra, addirittura positiva sul Dow ieri, mentre il dollaro ha guadagnato parecchio terreno con la maggior parte delle valute. Oggi è una sessione di contenimento dei prezzi e di correzione, più sensibile comunque in Europa ancora rispetto agli Stati Uniti, e l'euro addirittura guadagna, quindi il dollaro perde. Quindi questo fattore di correlazione che abbiamo vissuto molto bene a gennaio si è interrotto e progressivamente si è trasformato, ed è assai probabile che assisteremo ora ad una fase di ripresa dell'euro, e quindi il dollaro diventerà un po' più un asset da lasciar stare nel breve periodo, proprio perché in attuazione quel piano di stimoli fiscali, ancor prima di quello europeo, che se va tutto bene la Commissione ha detto che si arriverà a fine giugno o a inizio estate con l'emissione dei primi fondi, mentre il piano fiscale americano sappiamo che è molto più diretto e che per la prossima settimana e al più tardi per la prima di marzo potrebbe essere in attuazione, e quindi potrebbe riportare ancora una forte ondata di vendite di dollari. E riteniamo che nel breve periodo, da un punto di vista tecnico, il superamento di quota 1,21,70 potrà portare alla fascia 1,22,60-1,23 ancora una volta. Difficile vedere un mercato sopra 1,23,50 nel breve periodo, più probabile vedere ancora una fase poi di ritracciamento tecnico, e quindi interessare ancora questa zona che è tra 1,20,50 e 1,19,50 che abbiamo vissuto ieri come base di riferimento, e rinteressarla ancora durante magari il mese di marzo. Solo poi potremmo assistere, magari se questa fase della pandemia continua a durare e c'è un distacco così forte ancora sui dati macroeconomici dagli Stati Uniti rispetto a quelli europei, potremmo subire ancora un riallineamento e quindi una fase di risalita dell'euro.
Nel complesso sappiamo che il dollaro resta comunque una valuta debole, se lo si guarda nei confronti del dollar index, troviamo che la fascia 91-75 e poi 91 sono dei riferimenti di resistenza tecnica molto forti, mentre la zona che abbiamo tra 89 e soprattutto 88 e 25 è una zona di sostegno che potrà venire interessata, come dicevo, nelle prossime settimane e poi all'abbandono di quella zona lì molto probabilmente avremo nel corso dell'anno dei livelli che potrebbero arrivare verso la zona 86,50, 86,25. Non riteniamo però più in generale che nel corso del secondo semestre dell'anno, dopo questa magari prova di forza dell'euro e correlatamente di debolezza del dollaro, poi ci possa essere una debacle successiva del dollaro, perché sono molti esposti sul dollaro, molti continuano a mantenere delle posizioni cosiddette o di copertura o di attesa anche che il dollaro possa poi avere un successivo ribasso, ma riteniamo che poi alla fine l'area massima di contenimento della possibilità del dollaro sia la zona 1,26-1,27, poi riteniamo che ci sia la possibilità per il dollaro di trovare le forze, soprattutto in vista del divario che c'è tra i dati macro e che ci potrà essere soprattutto nel secondo semestre dell'anno tra i dati macro europei e quelli americani, cioè prevediamo una ripresa molto più forte degli Stati Uniti rispetto a quell'Europa, che si farà vedere una forza del dollaro nella successiva parte dell'anno. Quindi tutto sommato diciamo che il dollaro potrebbe essere interessante per questa fase nel breve periodo per dei movimenti di questo tipo, 150-250 punti da una parte e dall'altra. E poi è più probabile assistere ad una fase di debolezza più marcata del dollaro per poi avere un rientramento. Quindi se si fa un bilancio nell'anno, non credo che saremo molto distanti da questi livelli in termini del 2-3% per la fine dell'anno. Ci saranno movimenti sia di debolezza in questa prima fase dell'anno e poi di ritorno di forza del dollaro, per cui non dovremmo avere un fattore che decide in modo così importante quello che è l'andamento poi degli altri asset finanziari. Quindi, siccome hai detto che ovviamente vi aspettate una performance migliore a livello economico degli Stati Uniti, bisogna anche dire che avete focalizzato i propri asset verso gli Stati Uniti o anche in Italia? Distinguiamo un po' l'andamento del dollaro dagli asset veri e propri, nel senso che riteniamo che in questa fase noi siamo sempre neutri o coperti sul dollaro, perché riteniamo che le possibilità siano ancora di una fase di debolezza del dollaro. Se si guarda il dollar index, è sostanzialmente al di sotto di tutte le medie di medio-lungo periodo, è solo sul breve che c'è stato questo rialzo nel mese di gennaio. E quindi ci attendiamo questa debolezza di dollaro. Ciò non vuol dire perché riteniamo che sia ancora preferibile in questa fase gli indici americani, fin tanto che non ci sia uno sviluppo del piano fiscale americano. Poi potremmo riconsiderare magari, visto la differenza di livelli con i mercati europei, di ritornare una parte sui mercati europei. Noi per il momento abbiamo sempre preferito considerare in Europa il nostro mercato e che ci sta dando ragione adesso e considerare i mercati asiatici per le ragioni che manca l'epidemia, manca la pandemia e poi subordini i mercati americani. Siamo sempre avuto questo tipo di asset. I mercati europei come l'Eurostoxx 50 lo andremo a riconsiderare in una fase più successiva, perché consideriamo che gli altri mercati siano ancora più performanti, abbiano più capacità di attutire eventuali ritracciamenti. A che cosa è dovuta? Ecco, queste vendite che stiamo notando oggi, soprattutto per quanto riguarda il Dow, che va bene, rallentano leggermente, però comunque tuttora cede più di 220 punti. E poi diciamo che è l'ennesima seduta di sofferenza per il comparto tech, che non ci siamo abituati a vedere il comparto tech in sofferenza, almeno negli ultimi anni. Sì, si diceva ancora la settimana scorsa che eravamo arrivati sui livelli di eccessivo ottimismo e bisogna considerare che poi le sessioni, questa è una settimana più corta perché c'è stata la festa, il lunedì negli Stati Uniti e quindi
i massimi registrati soprattutto per alcuni mercati, il S&P venerdì, ma il Dow ancora tra ieri e l'altro ieri, ed era praticamente su livelli senza avere un cosiddetto ritracciamento tecnico da più giorni, da più sessioni. Per diverse sessioni la settimana scorsa il mercato è rimasto molto laterale vicino ai massimi, con una perdita di volatilità, e quindi necessitava, come si diceva ancora nello scorso collegamento, di una fase di ritracciamento tecnico. Se si considera poi in generale dai minimi della partenza dell'ultimo movimento, l'ultima gamba rialzista sul Dow, ma anche sugli altri indici americani, il ritracciamento che sta avvenendo adesso è ancora intorno al 30% rispetto alla salita precedente, per cui è un ritracciamento più che fisiologico e ancora minimale per poter parlare di un mercato che comincia a cambiare qualcosa. Normalmente i ritracciamenti dovrebbero avvenire circa del 50%, sappiamo che i mercati non procedono per linee rette, quindi dopo una fase di tendenza a rialzo come quella che c'è stata, con nuovi massimi storici e nuovi massimi un po' su tutti i mercati, era lecito attendersi, anche in ragione di quello che è il quadro macroeconomico, una fase cosiddetta di correzione tecnica. Riteniamo che questa correzione possa avere ancora un compito durante questa settimana, fasi alterne, e soprattutto la prossima, in modo da ricomporre quello che è il quadro mensile. Se vi ricordate, gennaio è stato molto interessante nella prima parte, ma poi si è chiuso male come performance del mese. Febbraio è partito benissimo nei primi giorni del mese, e probabilmente farà la stessa evoluzione anche questo mese di febbraio, proprio per considerare quello che è il quadro macroeconomico rispetto ai livelli del mercato. Cioè, i mercati, se dovessimo considerare la situazione più generale, non dovrebbero trovarsi a questi livelli. Allora, invece volevo chiederti un parere per quanto riguarda il Bitcoin, perché sicuramente ciò che sta facendo negli ultimi giorni è incredibile. Appunto, volevamo capire quali sono le tue posizioni attualmente. Il Bitcoin prezzo è $51,845, ovviamente ha toccato più volte i 52,000 e non solo, ci è andato sopra. Quali sono le vostre posizioni per quanto riguarda il Bitcoin, e possiamo anche immaginare dei target, o quando si tratta del Bitcoin immaginare dei target è una cosa quasi impossibile? No, per ogni elemento finanziario si possono proiettare dei target, d'altronde sono numeri e c'è sempre la possibilità che questi numeri vengano raggiunti. Si è in una tendenza, quindi non si fa che successivamente riproiettare ulteriori target. L'ultima fase che abbiamo vissuto, quella dell'inizio del 2021, che è coincisa anche un po' con l'andamento dei mercati azionari leggermente in discesa, è stata una fase triangolare ed è stata una fase di continuazione del movimento rialzista. Ora siamo in una fase di tendenza che ha la possibilità di raggiungere ancora in sequenza la zona dei target a 61,000 prima, 63,500 e poi 65,000. È probabile che in quest'ultima fascia tra 63,000 e 65,000 ci possa essere una cosiddetta fase di rallentamento, di ricerca di quella che è una fase di profittabilità del Bitcoin, e quindi di avere poi un successivo ritorno tecnico e del ritorno sulla sua media di medio-lungo periodo, che corre in questo momento, perdonatemi, il medio-lungo periodo su Bitcoin, che corre intorno ai 34,000-33,000 punti. Per cui c'è la possibilità di rivedere, dopo questo rialzo molto forte, una fase di ritracciamento del Bitcoin. Per ora la tendenza è ancora molto positiva, è molto forte, e se la si guarda solo sulla media di breve periodo è difficile che questa venga mollata prima del raggiungimento almeno del primo livello di target. Quindi vedere il 6 davanti su Bitcoin sarà abbastanza probabile nel breve periodo. Ricordiamo che la volatilità è alta, e quindi su questo strumento è uno strumento estremamente rischioso e volatile, e che ha la possibilità anche di avere un ritracciamento tecnico più importante di quelli dei numeri che sto dicendo, e che rispetto ai 10,000-15,000 punti ora le variazioni percentuali sono meno sensibili,
meno forti, colpisce più il valore da un punto di vista puntuale. 50.000 è un round number cosiddetto, e quindi da un punto di vista psicologico fa più impatto, ma è rialzo che abbiamo vissuto lo scorso anno, ma anche l'ultima fase, se si pensa da novembre, che il Bitcoin era intorno ai 17.000 punti, anche a dicembre, è molto più importante la fase di dicembre fino a gennaio rispetto alla fase attuale. Quindi in termini percentuali Bitcoin sta terminando questa fase di rialzo, e il terminare non deve tradire come termine, ma deve far riflettere sul fatto che l'elemento è estremamente speculativo, estremamente volatile, ma che questa fase di tendenza, nel momento in cui finisce, inizia una fase di ritracciamento tecnico, che è naturale che sia così, per poi rivedere nuove stagioni di rialzo del Bitcoin. Per cui la domanda vera su Bitcoin è fin quando questo elemento resterà un elemento fuori dal coro degli elementi più generali, perché non si comporta nemmeno come l'oro. Si comporta per moto proprio, quindi indipendentemente dagli andamenti dei mercati finanziari e dell'andamento generale della liquidità, il Bitcoin continua ad avere suoi scambi. Ricordiamo che quota anche di domenica, poi in fondo, anche se le sue valutazioni sono sul future nei giorni di borsa normale. E che quindi ha una possibilità ancora di performare in maniera straordinaria al di fuori dei mercati azionari. La vera domanda è perché bisogna avere i bitcoin. No, allora, volevo focalizzarmi perché dobbiamo chiudere tra pochissimo sul caso GameStop. Oggi nel palcoscenico della Commissione dei Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti USA andrà di scena il caso appunto GameStop. Sentiremo Vlad Tenev, il CEO e co-founder di Robinhood, ma poi sentiremo anche tantissimi Reddit dipendenti e anche gestori di hedge fund. A tuo parere, ovviamente diranno tutti che non c'è stato nulla, non c'è stata una manipolazione. Questo mi sembra anche abbastanza logico. Tra l'altro, il focus sarà soprattutto sui volumi di trading che erano del tutto anomali. Quindi volevo chiederti che cosa potrebbe uscire ecco, da questa udienza e potrebbe cambiare in qualche modo, come dire, le regole, se vogliamo, della finanza, del trading soprattutto. Ma non credo che avverrà nulla di scandaloso, nulla di problematico. Fa parte della situazione dei giochi di mercato. È una situazione che è figlia dell'enorme liquidità che si è creata in questo periodo, e quindi ci sta che si possa aver avuto una cosiddetta movimentazione molto particolare su un titolo che va al di fuori di quello che sono i cosiddetti dati macroeconomici. Se si va a valutare il titolo da un punto di vista di quello che poteva avere come rendimento, non c'è nessuna ragione perché ci possa essere stato questo tipo di rialzo. Ma così ci sono moltissimi altri elementi finanziari. Lo stesso Bitcoin di prima non ha una ragione perché possa essere a 50.000 o 100.000, e ha lo stesso tipo di impatto. Ci sono ovviamente ragioni diverse tra GameStop e Bitcoin, però siamo in un mondo in cui si vive una liquidità estrema, e che la situazione che si è creata su GameStop è una situazione del tutto lecita sul mercato, e che non ha impattato in nessuna misura da un punto di vista di violazione di quello che sono le norme di mercato. Ecco, ti chiedo invece un ultimissimo commento perché ci stiamo avvicinando verso la chiusura europea. Il FTSE MIB in particolare cede l'1,02%, debole il comparto bancario in primis BPER che cede il 2%, UniCredit più del 2%, Intesa all'1%. Oggi deboli anche ecco, i titoli energetici che di solito stavano performando bene, ovviamente in scia della performance del petrolio. Per quanto riguarda Piazza Affari, qual è il vostro comparto preferito? Ma a Piazza Affari noi riteniamo che la parte energetica sia la parte più interessante, e poi la parte riguarda quindi Enel, Eni, e quindi la parte sia estrattiva che anche di componente di energia.
continuiamo ad averla decisamente in portafoglio. Abbiamo avuto una fase sui bancari, ma siamo ritornati ad una situazione flat al momento sui bancari. Teniamo in considerazione molto di più la valutazione dell'indice, che adesso dovrebbe ritracciare fino alla quota di 22,5 area, e poi ci aspettiamo una fase di ripartenza dell'indice stesso. Potrebbe avvenire però in qualsiasi momento questa ripartenza, e se dovesse avvenire, teniamo come filtro quota 23,250, che ci sembra l'elemento più interessante, almeno sul breve periodo. Riteniamo che l'indice italiano comunque dovrebbe performare, anche con l'aiuto di un nuovo governo a matrice e a motore Draghi, dovrebbe performare meglio dei comparti europei, e quindi anche perché c'è una sottovalutazione di fondo sull'indice italiano, e che dovrebbe venire un po' meno nel corso delle prossime settimane. Quindi in primis è comunque il mercato italiano dal punto di vista obbligazionario, poi dal punto di vista azionario. Più in là non riteniamo che sotto quota 22,5 ci possono essere grandi episodi di ribasso, però se ci fossero sarebbero delle occasioni interessanti di acquisto dell'indice stesso. Grazie mille, Robert Baron, presidente di Delta Hedge, grazie per essere stato Grazie con noi a voi. e buon proseguimento.